Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto il mio essere perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significhi volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, meditiamo sullo scritto del volume 13, 6 giugno 1921. L'opera redimente è più grande, più variata e molteplice dell'opera della creazione. Anzi, ogni atto dell'opera redimente è mare immenso che circonda l'opera della creazione. Ora, chi vive nella mia volontà, chi prende per vita il mio fiat voluntas tua, scorre
in questi mari immensi dell'opera redimente. Si diffonde e si allarga insieme, in modo da superare la stessa opera della creazione. Perciò la sola vita del mio Fiat può dare vero onore e gloria all'opera della creazione, perché il mio Fiat si moltiplica e si estende ovunque, non ha limiti. Invece, l'opera della creazione ha i suoi limiti, né si può allargare di più di quel che è. Figlia mia, il più grande miracolo che può operare la mia onnipotenza è un'anima che viva nel mio Fiat. Ti pare poco che la mia volontà santa, immensa, eterna, scenda in una creatura e, mettendo insieme la mia volontà con la sua, la sperda in me e mi faccia vita di tutto l'operato della creatura, anche delle più piccole cose? Sicché il suo palpito, la parola, il pensiero, il moto, il respiro sono del Dio vivente nella creatura. Nasconde in sé cielo e terra ed apparentemente si vede una creatura. Grazia più grande, prodigio più portentoso, santità più eroica non potrei dare che il mio Fiat. Vedi, l'opera della creazione è grande, l'opera della redenzione è più grande ancora, ma il mio Fiat, il far vivere la creatura nella mia volontà, supera l'una e l'altra. Perché nella creazione il mio Fiat creò e mise fuori le opere mie, ma non restò come centro di vita nelle cose create. Nella redenzione il mio Fiat restò come centro di vita nella mia umanità, ma non restò come centro di vita nelle creature, anzi, se la loro volontà non aderisce alla mia, rendono vani i frutti della mia redenzione. Invece, col mio Fiat voluntas tua, sarà la vera gloria dell'opera della creazione ed il compimento dei copiosi frutti dell'opera della redenzione. Ecco la causa perché non voglio altro da te che il mio Fiat, che esso sia la tua vita e che non miri altro che il mio volere, perché voglio essere come centro della tua vita. Questo è il testo, appunto, il volume 13, 6 giugno 1921. Come sempre, come in tutti gli scritti di Luisa, non ce n'è praticamente neanche uno che non sia così. E le verità comunicate sono di una portata assolutamente straordinaria, immensa, e meditare bene nei singoli dettagli, ecco, questi stralci, veramente richiederebbe giornate intere, quindi si viaggia sempre qui un po' come un volo d'angelo, ecco, cercando, meglio come un'aquila, di mettere a fuoco alcuni particolari per poi lasciare libertà di navigazione ad ogni anima che si accosta a questi scritti straordinari, no? Qui si parla di alcuni concetti fondamentali, perché la divina volontà si è manifestata anzitutto nella creazione, poi nella redenzione per restaurare, riparare i danni fatti dal peccato dell'uomo. Ecco, ma il fine ultimo, che c'è stato un inceppamento nella creazione dopo Adamo ed Eva, era restituire a tutta l'umanità il Fiat. Il Fiat che diventa il centro della vita di ogni creatura e di tutta la creazione quando sarà perfettamente compiuto il regno della divina volontà sulla terra. Questo regno che in altri scritti di Luisa, adesso purtroppo non ricordo le citazioni, ma ricordo bene, insomma, che questo c'è, Gesù ha detto essere stato decretato, quindi ci sarà un tempo in cui questo verrà sulla terra. Noi non sappiamo quando sia, sappiamo che
da quando Luisa Piccarrete è apparsa sulla terra e ha cominciato a viverlo per primo, dopo le uniche esperienze antecedenti di Adamo ed Eva e Gesù e Maria, adesso siamo nella fase in cui le singole anime che lo desiderano possono cominciare a entrare in questo regno. E a quanto è dato di capire, a me che non sono ancora un grande esperto, sarà attraverso la propagazione capillare, personale, di questi, diciamo così, ingressi in questo regno, quindi coloro che accettano, ascoltano le verità, quindi soprattutto le conoscenze che vengono dalla Divina Volontà, ci credono, le prendono molto sul serio e le mettono in pratica. Questo opererà un'operazione di progressivo contagio, a quanto mi è dato di capire, che da prima chiaramente abbraccerà la Chiesa, perché è alla Chiesa, è nella Chiesa, è con la Chiesa che queste cose Gesù ovviamente ha voluto manifestare, e poi all'umanità intera. Perché si compie l'opera della creazione in realtà, perché Dio aveva creato tutto quanto in maniera perfetta. Ora, qui Gesù fa una piccola spiegazione, no? Dice questo: c'è una gerarchia, c'è l'opera della creazione dove la sua volontà si è manifestata, certamente. Però, come lui spiega, si manifesta, mette fuori le sue opere, quindi tutta la creazione, noi sappiamo, è un ti amo incessante di Dio e dobbiamo imparare a riconoscerlo dappertutto. Cioè, un nostro esercizio, pensate che bello esercizio, continuo, è di riconoscere tutti i ti amo di Dio. Cioè, la nostra giornata, da mattina alla sera, dobbiamo fare questo esercizio. Questo è in parte anche girare nel fiat creante, è un bel esercizio, no? Si tratta di fare grandi penitenze e grandi digiuni, cioè si tratta di sforzarsi di andare a raccogliere tutti i ti amo che Dio ci dice dalla mattina alla sera, e sono veramente tanti, d'accordo? Sia nella creazione, così in tante circostanze della nostra quotidiana giornata. Cioè vivere nella divina volontà vuol dire rientrare in contatto profondo con il mistero profondo che Dio è, e che Gesù e la Madonna poi manifestano in maniera estrema, un amore sconfinato, immenso e senza limiti. Eppure, dentro un'opera così grande, la creazione, dice Gesù, il mio fiat non c'è dentro come centro di vita, c'è il suo ti amo, ma non la sua volontà presente e operante. Lo stesso nell'opera della redenzione, qui, l'opera della redenzione è più grande dell'opera della creazione, perché? Perché l'opera della redenzione è stata fatta dal Dio umanato, dal Dio in terra, insomma, no? Quindi, ed è stata un'opera veramente impressionante, insomma, che ha comportato degli atti assolutamente inimmaginabili per noi esseri umani, no? Non soltanto gli atti esterni che noi conosciamo di Gesù, la passione, che è sempre bene meditare nell'ora della passione, eccetera, ma anche tutti gli atti interni che Gesù ha moltiplicato e che ha rivelato in parte a Luisa. Io suggerisco, certamente nell'ottica del fatto che non è che i santi si fanno concorrenza tra loro, ne sono gelosi, ecco, ma sono ben felici di rimandarsi l'uno all'altro. Io raccomando a chi non li conoscesse la lettura della vita interna di Gesù Cristo di Suor Cecilia Bai, che fa proprio vedere come Gesù in continuazione stava offrendo atti di espiazione, di riparazione, di lode, di ringraziamento, di amore, a nome di tutta l'umanità, in ogni minimo dettaglio. Quindi fa comprendere molto, no, anche di quello, perché tutti quanti quegli atti fatti da Gesù, noi sappiamo da Luisa, erano atti compiuti nella divina volontà, per cui la riparazione, la gloria che ha ricevuto Dio Padre dalla permanenza in terra di Gesù è stato qualcosa di assolutamente inimmaginabile per noi, no? Tra l'altro poi affiancato da quello che similmente ha fatto la Divina Maria, circa 70 anni di vita, ci dice una tradizione antica, 72, la corona francescana ne ricorda, cioè ha cominciato dal concepimento, non ha fatto nessun atto nemmeno indifferente che fosse fuori del divin volere. Pensate che cosa, con che patrimonio si è presentata la Divina Maria al cospetto del cielo, no?
Quindi l'opera della redenzione è più grande dell'opera della creazione, ma, e attenzione, ecco, il fiat santificante, cioè la presenza del fiat nelle anime, che è il tornare al progetto originario che Dio non soltanto aveva concepito, ma aveva donato ad Adamo e che poi è stato perduto, è opera più grande sia della prima che della seconda, perché attraverso la divina volontà, dice Gesù, si scorre, d'accordo, in questi mari immensi dell'opera redimente, si diffonde, si allarga insieme e si scorre anche in tutta l'opera della creazione. Lo Spirito Santo, bisogna sempre invocarlo e pregarlo che si fanno queste meditazioni, deve farci comprendere la verità profonda e sconcertante di queste cose. Cioè, quando io entro, io appena faccio un atto di fusione con la Divina Volontà, ho a disposizione tutti gli atti compiuti da Gesù Cristo, tutti, tutti quanti, e tutti gli atti compiuti da Dio nella creazione, tutti. Provate a fare questa cosa, ecco, io... Uno vede fare un brutto peccato che offende Gesù. Come faccio a ripararlo? Allora, se ci vogliamo mettere qualcosa del nostro, che è sempre molto gradito al Signore, ti fondi con la Divina Volontà e offri un sacrificio, fai quello che vuoi, insomma. Piccolo, medio, grande, quello che vuoi. E questo è un atto divino, cioè infinito, eterno e immenso. Ma noi possiamo fare qualcosa di ancora più grande. E che cosa potremmo fare, per esempio? Offri a Gesù la gioia, per esempio, che ha provato nel momento in cui la Divina Maria ha detto il suo fiat e lui si è potuto incarnare. Ci avete mai pensato? È facilissimo. Basta che tu mentalmente, Divina Volontà, io giro in te, mi riporto e faccio mio il momento dell'incarnazione. E ti dico, Gesù, io ti offro la gioia che provasti al fiat di Maria e quella che provasti nel momento in cui la tua divinità scese in quel grembo per farsi carne e tutto l'amore che la Madonna ti diede in quell'atto. Lo puoi fare in qualunque momento. Questo non è, come dire, un'operazione fantasiosa, capite? Quindi una favoletta che ci inventiamo. È un fatto reale, perché nella Divina Volontà l'incarnazione, come tutte le sue opere, sono in atto ora, perché la Divina Volontà, se fate attenzione, è un atto unico, si chiama, del Fiat Supremo. Questo semplicemente perché il fatto che Dio è oltre il tempo, è trascendente, è eterno. E guardate che fare una cosa del genere non produce, come dire, realmente ha una portata, cioè Gesù gode, perdonatemi l'espressione, insomma, di sentire una creatura che unita alla Divina Volontà gli fa rivivere l'incarnazione. Capite? Quindi quando si entra in questo mondo, se sta altrove, arriva veramente il paradiso sulla terra. Ci sono espressioni scritte di Luisa, che è l'anticipazione della vita dei beati. Gesù qui usa un'espressione, no? Il miracolo più grande che può operare la mia onnipotenza è un'anima che vive nel mio fiat. Ci sono altri sacerdoti, penso per esempio a Fra Pio Maria, ma io sono d'accordo al 100% con quello che lui dice, perché è stata la prima percezione che io ho avuto quando sono entrato per la prima volta a contatto con gli scritti della Divina Volontà, che dicono, cioè, questa roba qui è altro pianeta, è proprio una cosa immaginabile, è altro, d'accordo, è altro, ed è, non esiste nulla di più grande, di neanche concepibile, immaginabile in tutto l'universo. Cioè chi entra in contatto con questa roba qui riceve un dono, ma che non basterà tutta l'eternità per ringraziarlo, ed è un dono che prima di Luisa nessuno conosceva, cioè manco santi strepitosi, manco Santa Veronica Giuliani, manco Santa Margherita Maria Lacocque, manco San Luigi Maria Monfort,
anche se lui nel trattato della vera devozione, illuminato dallo Spirito Santo e dalla Divina Maria, ci ha avuto un sacco di semina, io li chiamo di semina divine voluntatis, cioè proprio di input, proprio di vere anticipazioni, specialmente quando comprendeva che i nostri atti sono tutti quanti inquinati, e per cui il mio primo modo per liberarli è di unirli completamente all'intenzione della Divina Maria, perché sono completamente pure, no? Quindi è qualche cosa di immenso. Gesù chiude: grazia più grande, prodigio più portentoso, santità più eroica non potrei dare che il mio fiat. E guardate che l'eroismo però del fiat è un eroismo, a quanto mi andavo di capire, un po' diverso da quello dei santi. I santi hanno fatto a volte delle opere strepitose, hanno fatto delle penitenze impressionanti. Luisa è stata una vita a letto, no? Ma la vita di lui è stata una vita tutta interiore, e vivere nella divina volontà vuol dire in continuazione stare fusi, uniti con la divina volontà, rinunciando ai nostri voleri, abbandonandosi in Dio, che è un'operazione interiore, capite? Cioè forse Dio non chiederà a chi vive questo qui, non lo so, di fare come Santa Veronica, che passava le notti intere con la disciplina, che non si sa come ha fatto a non venire il tetano in mano, no? Che sono delle cose che uno le vede e dice: ma come ha fatto questa, no? O come San Pietro dal Cantare, insomma, che dormiva 2 ore a notte in piedi dentro una celletta di 2 metri quadri. Noi vediamo queste cose, dice: mamma mia, no. E ricordate che questo lo vedeva già il professor Luigi Monfort: un punto d'ago dato dalla Madonna, un punto d'ago vale più non solo della graticola di San Lorenzo, ma di tutte le sofferenze dei martiri messi insieme. Perché quando si viene nella divina volontà non è un atto di volontà umana eroica, certamente che è una cosa grandissima, è sempre umana, sorretta dalla grazia santificante, ma è sempre umana, che si offre a Dio. E quindi, per quanto grandissima sia, e ovviamente meritevole di tutta la nostra venerazione, è limitata. Ma se io prendo l'ago in mano e sono donna di casa e metto un filo e dico: io mi fondo in te, divina volontà, vieni divina volontà a mettere questo punto d'ago, che non è un gioco, cioè quel punto d'ago è un atto di Dio, capite? È come se lo stesse compiendo Gesù, è come se lo stesse compiendo la Madonna, veramente non sarebbe neanche da usare è come, è un atto di Gesù, è un atto della Madonna, capite? E il valore di un atto, questo, io insomma sono sacerdote, quindi ho studiato, non dipende soltanto dall'atto in sé, ma dipende dall'intenzione. E nella Divina Volontà tutte le nostre intenzioni sono sempre unite a quelle di Gesù e di Maria. Massima gloria del Padre, salvezza delle anime e riparazione dei peccati. In più, portata di un atto che è divino e non umano, non limitato per quanto grande, ma sempre eterno, immenso e infinito. Quindi, li spiega: ti pare poco che la mia volontà santa, immensa, eterna, 2 dei 3 attributi, no? Scende in una creatura e, mettendo insieme la mia volontà con la sua, la sperda in me e mi faccia vita di tutto l'opera della creatura, anche delle più piccole cose. La sperda in me. Nel Vangelo della Messa di questa mattina c'era: chi avrà perduto la propria vita la troverà, e chi invece cerca la sua la perderà. E dicevo, nelle piccole riflessioni che stavo facendo, vedi, perdere un termine chiave della divina volontà è sperdersi, proprio dimenticarsi di sé e navigare in questa barca soprannaturale che ci porta anche nelle più piccole cose, mi faccia vita di tutto l'opera, anche delle più piccole cose. Cioè, se io mi alzo e devo andare a fare il caffè, vieni divina volontà in questi passi che faccio nel caffè che mi sto facendo. Si può dire, più ne dici, meglio è, d'accordo? Certo, non sempre possiamo stare, anche se, non lo so se non sempre, perché secondo me ci si può arrivare, ma più ne dici meglio è, perché quei 3 passi che hai fatto dal tavolo alla macchina del caffè sono a 3 passi divini, sono 3 passi di Gesù. Non so se avete fatto attenzione all'opera e alle 24 ore della passione, no? Io spero che è un esercizio fondamentale per coloro che vivono nella divina volontà. Lì siamo a contatto, non solo perché stiamo continuamente a contatto con il fiat redimente, quindi con l'opera, con il clou dell'opera di Gesù, no?
Le ore della passione sono importanti perché, credo che lo sappiate, questo Gesù l'ha spiegato in tanti passi degli scritti di Luisa, cioè in quel momento si azzerano le distanze, cioè Gesù in quel momento vive con noi la passione, ma riceve anche tutti quanti gli atti, se avete, cioè gli atti di amore, gli atti di riconoscimento, i baci che si danno a Gesù, bacio la tua mano destra, bacio la tua mano sinistra, cioè quando si fanno le opere delle ore della passione. Quando si dice bacio la tua mano destra, non bisogna semplicemente recitarla, secondo me. Io mi metto davanti al Santissimo Sacramento perché sono prete, insomma, e i baci li mando là. Una persona che è prete non è basta e prende un crocifisso, ma lo deve fare quel gesto. Perché quel bacio, state attenti, Adesso speriamo che lo Spirito Santo in lui. Non solo quel bacio che io gli do adesso, gli arriva adesso, attenzione, ma quel bacio era presente il Venerdì Santo, il mio, se glielo do adesso. Ho detto, Spirito Santo, cerchi di. Quindi capite quanto è importante una roba cioè, capite che, cioè. Io dico capite, ma me lo dico da solo perché ogni volta che ripenso a queste cose, che cerco goffamente, ecco, di provare a vivere. Non so neanche io descrivere, insomma, che le reazioni, come dire, di stupore, di santo sconcerto interiore, insomma, perché io credo di averle capite bene alcune cose, poi viverle è un altro discorso. Ma capite che cosa altro vuoi fare? Vuoi andare al gruppo X, al gruppo Y? Capisci? Il gruppo X o il gruppo Y, con tutto il rispetto chiaramente per il gruppo, cioè perché rimane per tutto quanto, capite? Uno che vuole continuare tranquillamente a vivere, come dire, la strada, diciamo così, ordinaria e comune, che sarà sempre percorsa, per carità, santo ci diventa lo stesso, quindi non è un problema, però perde contatto con questo mondo che va molto oltre, nel senso, capisci? Cioè, prodigio più portentoso, santità più eroica, non potrei dare grazia più grande, d'accordo? Cioè, domenica c'è stato il Vangelo ieri del seminatore, no? 30, 60 e 100. Uno dice, no, io voglio 30. Vabbè, se vuoi 30, tieni. Cioè, meglio 30 che il seminato sulla strada, sicuramente, no? Oppure quell'altro peggio, quelli che non ascoltano la parola di Dio e che sono quelli che vedono e non guardano e non vedono e sentono e non ascoltano, no? Quindi, per carità. Però, se ti viene offerto il contatto con questo mondo e non ne approfitti, ecco, io la ritengo insomma una sorta di, come dire, se mi si passa il termine, di follia, d'accordo? Cioè, di follia, cioè, paragonabile al fatto che se qualcuno viene a dire guarda che ti regalo 10 miliardi di euro, 10 miliardi di euro, No, 10 miliardi di lire, 10 miliardi di euro bisogna moltiplicarli per 1.000, cioè 20.000 miliardi di vecchie lire. Cioè, io sfido chiunque, fa tutto quello che te pare, spenditeli tutti durante la vita, non c'è bisogno che investi, non c'è bisogno che fai niente. Cioè, a spendere 20.000 miliardi di euro, cioè, ce ne vuole, A voglia comprate Ferrari, andate in vacanza, comprate le ville, cioè, 20.000 miliardi di euro, che ce ne fa? Cioè, capite? Cioè, si campa da ricchi sfondati. Spiritualmente parlando, uno potrebbe pensare che sono esagerazioni. Allora, o qui quello che c'è scritto viene da Gesù ed è vero, oppure è falso, sono pie meditazioni di un'anima mezza stravagante, mezza strana che si è inventato cose strane, e allora questo è un altro discorso. D'accordo? Io, da quel poco che mi sembra di aver visto e anche sperimentato, posso dire che davvero sembra tutto vero. Ed è veramente qualcosa di impressionante. Un minuto di silenzio, per dare anche, insomma, a chi vive questa meditazione come preghiera, il tempo di interiorizzarlo un po', anche se poi può ritornarci. E poi una preghiera alla Divina Maria e concludiamo.
O Divina Maria, tu che conosci perfettamente la vita del Fiat Supremo, tu che sei stata la prima, che sei stata la prima dopo Adamo ed Eva destinataria di questo più grande miracolo della Divina Onnipotenza, fin dall'istante in cui fosti concepita, ottieni a noi, tuoi figli, tuoi devoti, tuoi schiavi d'amore, la grazia di comprendere bene queste verità, di fare nostre queste celesti conoscenze, di crederci, di investire tutte le nostre energie, tutto il nostro tempo, tutto il nostro impegno e di indirizzare tutte le nostre preghiere affinché possiamo entrare in questo regno tutto divino del Fiat Supremo e fare in modo che il volere di Dio diventi il centro delle nostre vite e delle nostre anime. Gesù dice a Luisa: non voglio altro da te che il mio Fiat. E noi in te diciamo a lui e a te: non voglio altro da te che il tuo Fiat. Che questo sia la mia vita e che io non pensi ad altro, non desideri altro, non voglia altro che il divin volere. Come fioretto quotidiano e come proposito di oggi, è bene ricordare queste parole: grazia più grande, prodigio più portentoso, santità più eroica non potrei dare che il mio Fiat. Cercare di richiamare durante la giornata la memoria. E come giaculatorio, con cui concludiamo, recitandola per 33 volte, penso che sia una cosa buona dire: Divina volontà, sperdimi in te. 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 Benedizione alla Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chiunque ascolterà questa meditazione, io lo voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Misericordia, ti benedico per imprimere in te il triplice suggero delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre, comunichi di imprimere nella tua volontà il suggero della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggero della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunichi di imprimere nella tua memoria il suggero del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato
da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima, per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne. Insieme con Gesù benedico le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.